La Basilica di Loreto, costruita intorno alla Santa Casa e cinta da una singolare cittadella murata, fu affrescata nel Cinquecento da artisti di notevole importanza, mentre il rivestimento esterno venne progettato dall'architetto Donato Bramante. Il campanile di Luigi Vanvitelli troneggia su Piazza della Madonna, sulla quale si affaccia anche il Palazzo Apostolico, adibito a Museo Pinacoteca. Le opere di tanti artisti fanno di questo luogo un centro di interesse non solo religioso, ma anche storico e artistico. Un'antica tradizione, confermata da indagini archeologiche, riferisce che la Santa Casa è la stessa camera in muratura della Madonna esistente a Nazareth e che in essa Maria nacque, fu educata e ricevette l'annuncio evangelico. La devozione popolare attribuisce agli angeli il trasporto della casa di Nazareth, mentre studi recenti propongono l'ipotesi di un trasporto per iniziativa umana via mare e sicuramente con una speciale assistenza dall'alto. Le opere di tanti artisti fanno di questo luogo un centro di interesse non solo religioso, ma anche storico e artistico. Loreto è famosa in tutto il mondo per il suo Santuario della Santa Casa, da diversi secoli vero cuore mariano della cristianità. Da 5 anni sono responsabile innanzitutto della comunità cappuccina, custode di questo santuario, e poi come rettore del santuario stesso. Ci troviamo in questo luogo, che è uno dei luoghi più significativi del santuario della Santa Casa di Loreto, chiamata la Sala del Tesoro, perché da sempre ha raccolto e continua anche a raccogliere le testimonianze di grazie, di miracoli, di favori che la Madonna ha accordato a tanti suoi figli. Ci sono i ricordi legati a malattie, a situazioni difficili, che portano con sé proprio il palpito umano di tanta gente che viene qui al santuario e che lascia anche attraverso questi oggetti un segno della loro presenza. Noi frati cappuccini da secoli siamo in questo luogo custodi. Fin dalla fine del 1500 i nostri padri dal vicinissimo convento dei Recanati ogni giorno scendevano qui al santuario di Loreto per prestare umili servizi. Poi nel 1934 Pio XI ha affidato completamente la gestione pastorale del santuario al nostro ordine dei cappuccini, per cui i pellegrini che salgono il Colle Lauretano ormai è familiare la nostra figura. Cerchiamo di venire incontro a quelle che sono le esigenze non tanto logistiche quanto piuttosto umane e pastorali di tutte le persone che vengono qui. Ogni persona è un mondo a sé, perché ogni persona porta la propria problematica, per cui noi cerchiamo in qualche modo di così accostarci al cammino di questi fratelli,
cercando di dare una risposta ai tanti interrogativi anche, no? Che portano questi fratelli a salire il Colle Lauretano ed entrare nella Santa Casa. E sono sempre interrogativi esistenziali, sono sempre così spaccati di vita che qualche volta rendono pesante il cammino di tante persone. Per cui cerchiamo in qualche modo di ascoltare, di accogliere, di far sentire una presenza fraterna e paterna, far sentire anche la presenza materna di Maria attraverso la nostra persona. Per poter comprendere la struttura edilizia della Santa Casa di Loreto, dobbiamo rifarci alla situazione di Nazareth, dove la Casa di Maria era costituita di due parti, secondo gli archeologi, da una grotta scavata nella roccia e da una camera antistante, costituita di solo tre pareti, perché la quarta parete a Nazareth dava sulla bocca della grotta e qui è sostituita con l'altare dove si venera l'immagine della Madonna di Loreto. A Nazareth la dimora di Maria fu protetta già fin dal secondo terzo secolo da una chiesa sinagogale costruita dai giudeo-cristiani. Successivamente i bizantini, i greci, si sostituirono ai giudeo-cristiani e costruirono una basilica sulla dimora di Maria. E alla fine del secolo undecimo, all'inizio del duodecimo, i crociati francesi costruirono sull'abitazione di Maria una monumentale basilica di cui restano ancora molti elementi architettonici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, la tradizione ci dice che nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 gli angeli, ecco, hanno trasportato su questo colle deserto, disabitato, le pareti della Casa di Maria. Sappiamo bene che, secondo i recenti studi, questi angeli hanno un volto umano, no? Hanno il volto dei crociati che, ritornando dalla Terra Santa, hanno riportato, ecco, le pietre della Casa di Maria qui su questo colle dopo varie tappe. La tradizione lauretana va letta in senso storico critico, per cui il fatto del trasporto viene confermato sia sul piano archeologico che documentale. E abbiamo proprio un quadro bellissimo in cui, alla fine del secolo XVI, un pittore ignoto ha raffigurato il trasporto della casa da Nazareth, dove parte nel 1291, quando i crociati vengono espulsi definitivamente dalla Palestina, e poi viene portata prima nell'antica Illiria, con varie soste che sono indicate dal pittore, Durazzo, nell'attuale Albania, poi Fiume, dove si trova il santuario di Tersatto e dove, secondo la tradizione devota, la casa avrebbe sostato, e poi il trasporto nella notte del 9-10 dicembre 1294 nell'antico territorio di Recanati, prima in una selva detta del Laureto, poi su un colle detto dai due fratelli che litigano per impossessarsi della reliquia, perché la reliquia portava offerte, denaro, e infine su una pubblica strada dove i pellegrini vanno a venerarla. Ebbene, questa piccola casa ha generato prima un santuario e poi una città. Per cui Loreto è detta dagli studiosi città-santuario.
della città dopo la costruzione della Basilica iniziata nel 1469 sotto Paolo II e portata a compimento nel 1586 sotto Sisto V. Intorno alla Basilica la città che si estende e la cinta di mura. Perché questa cinta di mura, questa fortificazione? Perché qui le scorrerie dei musulmani, dei turchi, erano frequenti e i papi si sono preoccupati di difendere la casa. Questa realtà che noi vediamo attorno, quindi la città di Loreto, il comune di Loreto, la prelatura anche, la piccola prelatura di Loreto, sono realtà che in qualche modo si combinano e tutte vivono attorno al santuario. Lo sappiamo tutti che Loreto esiste perché c'è la Santa Casa. Senza Santa Casa non sarebbe esistita e non esisterebbe neppure oggi. Per cui è una realtà spirituale che i loretani sentono per primi e per la quale essi stessi vivono. Questo luogo è nato attorno alla casa di Maria ed è stato in qualche modo giustificato da quelle tre povere semplici pareti di pietra. Quando nel 1294 sono state collocate qui le tre pareti, qui non c'era nulla. Ecco, il Lauretum sarebbe un bosco di allori, quindi una zona, ecco, a poca distanza da Recanati, che era la città cui si faceva riferimento, era già sede episcopale. Loreto non esisteva, ecco, era un monte prodo con questa presenza vegetale e niente di più. A mano, ecco che la devozione dei fedeli, che ha riconosciuto subito l'importanza di questa reliquia venuta dalla Terra Santa, ha fatto sorgere prima una piccola chiesa, una parete che proteggesse le tre pareti della Santa Casa, e poi nel XV-XVI secolo è sorto questo miracolo di bellezza che è la Basilica della Santa Casa. A Loreto la casa ha subito delle trasformazioni, perché come a Nazareth una casa chiesa, una domus ecclesia, allora è stata sopraelevata, l'altezza della Santa Casa nella parte originaria di circa 3 metri, è stata sopraelevata con mattoni locali. A Loreto non esistono pietre, esistono solo mattoni. La parte inferiore invece delle tre pareti è in pietra e i raffronti di carattere geologico hanno dimostrato che tutte le pietre che si trovano nella Santa Casa di Loreto si trovano a Nazareth o nel suo ambito immediatamente circostante. Tutto questo sta a dimostrare l'importanza dunque della tradizione. In più, sulle pietre della Santa Casa sono stati trovati dei graffiti. Che cosa sono? Dei segni devoti che i giudeo-cristiani incidevano sulle pietre a Nazareth. Ebbene, queste pietre sono venute con quei segni incisi a Nazareth. Sono segni cristologici che riguardano Cristo, perché all'inizio la devozione andava sempre solo a Cristo, successivamente è andata a Maria Vergine. O venuta dall'azzurro del cielo, o venuta dall'azzurro del mare, è un grande dono e tutto questo conta. Ed è un dono importante perché queste pietre contengono dei messaggi. Non ci fermiamo sulle pietre, ma sul linguaggio delle pietre. E qual è il linguaggio delle pietre? Ci ricorda che questa è la casa dove Maria è stata concepita senza
macchia di peccato originale, e questo lo mette bene in evidenza Pio IX in una lettera sulla Santa Casa. Dove è stata educata, dove è stata fidanzata con Giuseppe, dove saltuariamente almeno è vissuta con la Santa Famiglia, perché la Santa Famiglia aveva la sua casa in quella di Giuseppe, distante a Nazareth circa 100 metri da quella di Maria, ma evidentemente la famiglia è vissuta nell'una e nell'altra casa. È la casa del lavoro santificato, della contemplazione. Benedetto X VI ha messo poi anche in evidenza un altro aspetto. È la casa dove Maria e Gesù hanno meditato le antiche scritture e il loro verificarsi in Cristo, il Messia, il Figlio di Dio. Le hanno meditate e i salmi li hanno pregati qui, in questo ambito, in questo ambiente, in questa casa. Quindi sono tutti messaggi straordinari. Calcola che annualmente al santuario di Loreto vengono sui 4 milioni di pellegrini. Ogni gruppo che viene, ogni pellegrino singolo, pensa di essere il primo, l'ultimo e l'unico. Per cui in noi ci deve essere sempre quella disponibilità a ricominciare da capo per ogni persona, per ogni gruppo, no? E la difficoltà proprio a supportare più che sopportare, a supportare queste aspettative, no, che ci sono nei gruppi o nelle persone. Ecco, l'uomo di oggi, specialmente l'uomo dell'area giovanile, è un po' allergico alle istituzioni, all'essere codificato, però sente dentro di sé questo impulso a qualcosa di più alto, a qualcosa di più grande nella vita, ad un qualcosa che possa riempire la sua sete anche di felicità, di realizzazione, no? Per cui se da una parte magari vediamo le parrocchie svuotarsi, dall'altra però vediamo come in questi luoghi, ecco, il numero dei pellegrini aumenta. Il santuario di Loreto non è un santuario devozionale, ma un santuario teologico, perché si riferisce ai fatti fondamentali della nostra fede che sono avvenuti nelle tre pareti della Santa Casa, soprattutto l'incarnazione del Verbo. Per la reazione spontanea e bella dei fedeli, ecco, tante sono le devozioni che si manifestano nel santuario e che noi testimoniamo ogni giorno con il flusso continuo di pellegrini che in numeri che ogni anno possono variare, ma si collocano tra i 4-5 milioni di persone, vengono per venerare la Madonna e per passare in Santa Casa, per sentire questa atmosfera particolare che si vive all'interno. Ne sono prova anche le tracce delle ginocchia dei pellegrini lasciate nel marmo che circonda la Santa Casa, fatte da persone che hanno voluto con questo gesto penitenziale sentirsi vicini alla Madonna. Quando qualche pellegrino meno provveduto
mi chiede: ma dove è apparsa qui la Madonna? Ecco, devo dire: guarda, qui la Madonna non è apparsa, qui c'è vissuta. Per cui ecco la bellezza di questo santuario e il perché, direi a tutti i livelli, si può sentire questa chiamata di Maria che evidentemente ci porta al Signore, e lo fa in maniera molto evidente, perché qui nel santuario le grazie sono tante e sono grazie quotidiane. Questo continuo affluire dei pellegrini a Loreto ha fatto sì anche che il santuario si abbellisse sempre più di opere d'arte. Nel 500 sorge il rivestimento marmorio, che è considerato la massima espressione plastica della scultura e architettura del pieno Rinascimento, essendo stata ideata dal Bramante, condotta dal Sansovino, dal Montelupo, dal Santone, da San Gallo il Giovane, tutti i maggiori architetti e scultori del Cinquecento italiano. Precedentemente era stata affrescata la Cappella del Melozzo e del Signorelli, poi all'inizio del 600 la grandiosa Sala del Tesoro, con la volta affrescata. Ovunque si volga lo sguardo, la Basilica si rivela un prezioso contenitore di opere d'arte. La cupola fu affrescata tra il 1610 e il 1615 da Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio. Deperiti quegli affreschi, la cupola fu nuovamente dipinta a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento da Cesare Maccari. Le decorazioni rappresentano simboli e figurazioni delle litanie lauretane, episodi devozionali e immagini di santi e pontefici, e i lavori sono stati finanziati con le offerte dei fedeli italiani. La Sagrestia di San Giovanni custodisce i bellissimi affreschi di Luca Signorelli, eseguiti nella seconda metà del Quattrocento. Nella volta ci sono gli otto angeli musicanti, in cui si riconosce lo stile del Botticelli, con il quale Signorelli lavorò alla Cappella Sistina, e poi i quattro evangelisti, intercalati con i quattro dottori della Chiesa, le cinque coppie di apostoli e infine, sopra la porta, la Conversione di Saulo, grande capolavoro di sapienza prospettica, con scorci audaci che anticipano le figure del giudizio universale del Duomo di Orvieto. Non è semplicemente un'arte che rappresenta, ma è un'arte che fa pensare. I vari cicli iconografici che ci sono, cominciare dal rivestimento marmoreo, le varie cappelle nazionali, il ciclo del Pomarancio. Ecco, sono tutti momenti in cui gli artisti e chi li ha ispirati hanno riflettuto sulla presenza di Maria nella storia della salvezza e quindi il suo accompagnare il mistero di Cristo in vari momenti. Il risultato è un risultato straordinario.
parte di questo reparto dell'aeronautica che è qui a Loreto. Sono qui a Loreto dal 1 febbraio 2007. Io credo che la passione è un po' il filo conduttore anche ideale di questo luogo. L'aeronautica arriva qui a Loreto anche in conseguenza della proclamazione del 1920 della Madonna di Loreto patrona degli aeronauti. Successivamente quindi diventa patrona degli aeronauti ancora prima della stessa fondazione dell'aeronautica che avviene nel 1923. Nel 1920 la Madonna di Loreto viene proclamata patrona degli aeronauti probabilmente perché viene nella tradizione cristiana la Santa Casa che qui a Loreto viene trasportata in volo dagli angeli. Ora nel 1920 sicuramente il volo passa da un'esperienza pionieristica dei primi arditi a un fenomeno di globalizzazione di tutto il XX secolo. Ecco, legando questo aspetto agli aeronauti, ecco che l'aeronautica arriva qui a Loreto dapprima con un aspetto di solidarietà verso dei confronti del personale più sfortunato che ha perso il genitore nell'attività aviatoria e qui nasce l'ONFA. Negli anni 80 finisce un po' la sua funzione nei confronti del personale orfano e quindi l'aeronautica, avendo un legame così forte, così significativo con la sua santa patrona, rileva il complesso per farne un istituto di formazione. Quindi ha mantenuto questa continuità con il passato con la formazione del personale. I nostri rapporti con il santuario e i frequentatori è ottimo, noi cerchiamo sempre di mantenere questo tipo di rapporto, di promuovere questo scambio culturale, questa conoscenza del santuario, questa conoscenza alle tradizioni cristiane. Dire oggi se è cambiata la devozione degli aviatori nei confronti della Madonna è difficile, in un periodo di secolarizzazione in cui noi non siamo sicuramente assenti da questo fenomeno, anche perché il nostro personale è personale che viene dalla società esterna. Però più che mai oggi bisogna riscoprire le nostre radici cristiane, sentirci strumento al servizio di una collettività, strumenti del Signore e sicuramente superare la posizione molto individualista e di pensarsi protagonisti dell'universo. Tre anni fa sono stata chiamata qui a Loreto per assumere il ruolo di custodia dell'archivio, della biblioteca e del museo. Loreto infatti è un importantissimo centro spirituale, ma è anche un importante centro culturale. E oltre alla Basilica, i tesori della cultura sono racchiusi nell'archivio, nella biblioteca e nel museo Antico Tesoro. L'archivio contiene i documenti che sono stati prodotti o ricevuti dall'ente Santa Casa, inteso come santuario, come beni e come persone che prestavano il servizio nel corso dei secoli. I più antichi sono documenti pontifici che risalgono al 400 e attestano i diritti e i privilegi che sono stati emanati dai pontefici a favore della Santa Casa. Poi vi sono altri documenti inerenti al governo e ai rapporti con le autorità tutorie che si sono succedute nel corso dei secoli. Infatti fino al 1507 la Santa Casa era sotto la giurisdizione spirituale e temporale di Recanati. Da quell'anno Giulio II la pose alle dirette dipendenze della Santa Sede.
ma sono anche importanti le rilegature che hanno questi registri, perché sono in pelle, in pergamena, con incisioni, con il taglio dipinto, con raffigurazioni sempre inerenti al tema dell'iconografia lauretana, della traslazione. Poi è particolarmente significativo il fondo della Cappella Musicale di Loreto, che anch'esso è stato istituito da Giulio II nel 1507, e di questo fanno parte i codici musicali, che sono dei volumi molto grandi, in quanto fino alla metà del Seicento non vi era l'usanza che ogni cantore avesse una partitura, ma vi era un unico codice per tutti i cantori. E infine vi è l'archivio cosiddetto delle famiglie delle persone, di cui segnaliamo il libro di spese diverse di Lorenzo Lotto, il pittore veneziano, che si trasferì qui a Loreto nel 1552 e qui morì portando alcune delle sue opere. Questo volume, che è redatto in forma di rubricella, contiene in ordine alfabetico i nomi dei creditori e dei debitori del pittore, ma in esso sono annotati anche importanti avvenimenti della sua vita, tra cui la data appunto del 30 agosto 1552, anno in cui decise di venire a Loreto e di vivere qui. Poi vi è il museo, chiamato Museo Antico Tesoro, e la denominazione Antico Tesoro vuole mettere in luce il fatto che nel corso dei secoli sono stati ingenti i doni offerti alla Madonna dai devoti, e le opere più importanti sono quelle innanzitutto relative all'iconografia della Madonna di Loreto. Poi vi sono tre raccolte di grandissimo valore: i dipinti di Lorenzo Lotto, che appunto si stabilì qui a Loreto e portando con sé alcune opere, altre dipingendole qui. Poi vi sono gli arazzi su cartoni o copie di cartoni che Raffaello eseguì nel 1515 dietro commissione di Leone X. Il loro valore è veramente grande se si considera che nell'Ottocento un barone offrì anche solo per uno di essi 2 milioni di lire. E la terza raccolta comprende le maioliche di Urbino, che servivano nella spezieria per contenere i medicinali e le spezie, appunto per preparare i medicamenti. Sono suddivisi in tre collezioni. La prima è del 500, proviene dalla bottega di Urbino di Orazio Fontana ed è costituita da più di 300 pezzi. Vi sono anche degli oggetti di devozione, le tavolette votive, e sono dei secoli XVII, XVIII, XIX, e sono riprodotte in esse le raffigurazioni delle scene per cui colui che dona la tavoletta ha ottenuto questa grazia particolare dalla Madonna di Loreto. Nel secolo XVIII comincia alla fine la crisi del santuario di Loreto, una crisi che poi viene risolta. Perché? Perché l'invasione dei francesi, guidati da Napoleone, nel 1797 depredano il santuario, spogliano il tesoro, portano a Parigi perfino la statua della Madonna di Loreto, che finisce nel Museo del Louvre, e poi viene recuperata da Pio VI, che la fa riportare a Loreto. In tutto l'Ottocento praticamente il santuario langue, finché nel 1883 Monsignor Tommaso Gallucci, vescovo di Recanati Loreto, non affida a un frate cappuccino la direzione della Congregazione Universale della Santa Casa, la quale ravviva nel mondo il culto mariano lauretano e apre orizzonti nuovi al santuario di Loreto. In che modo? Facendo sì che tutte le cappelle absidali che erano state affrescate nel 500 venissero nuovamente decorate e dedicate alle varie nazioni cattoliche del mondo. Il santuario è ricco di belle cappelle absidali e laterali, molte delle quali decorate in epoca moderna. La cosiddetta cappella slava fu fatta affrescare con i contributi dei fedeli croati.
Gli affreschi narrano scene di vita dei santi Cirillo e Metodio, apostoli dei popoli slavi. Furono eseguiti nel 1913 da Biagio Biagetti. La cappella americana fu decorata con le offerte dei cattolici americani di lingua inglese. Il pittore fu Beppe Stefanina, che vi lavorò quasi 20 anni, dal 1953 al 1970. La cappella del Sacro Cuore, o Polacca, fu decorata da Arturo Gatti dal 1912 al 1939 con le offerte dei cattolici polacchi. Fedele ai canoni della pittura storico-celebrativa, il pittore raffigura Maria, regina della Polonia, la vittoria a Vienna contro i turchi, la battaglia contro i bolscevichi e il trittico del 1950 con le immagini del Sacro Cuore e dei santi polacchi. La sagrestia di San Marco custodisce gli affreschi di Melozzo da Forlì. Realizzati attorno al 1478, rappresentano un assoluto capolavoro di pittura quattrocentesca. Nella volta gli 8 angeli e sotto altrettanti profeti, e poi in un riquadro l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il pittore avrebbe dovuto affrescare anche i restanti 7 riquadri, ma per ragioni ignote non attuò mai il progetto. Una nuova era per il santuario sorge con Giovanni XXIII III, il quale il 4 ottobre 1962 viene a Loreto, pellegrino alla Santa Casa, alla vigilia del Concilio Vaticano II, per invocare la Madonna, prima stella del Concilio. E allora divenne in qualche modo un santuario a cui i papi guardavano con particolare attenzione. In modo particolare vi ha guardato con un'attenzione straordinaria Giovanni Paolo II. 5 volte pellegrino a Loreto. L'attuale Papa, che era venuto a Loreto almeno 10 volte come cardinale, aveva tenuto anche dei discorsi molto belli, è venuto qui il 1 e 2 settembre 2007 per l'Agorà, cioè l'aduno dei giovani di tutta Italia che si preparavano alla giornata mondiale di Sydney. Tutto questo naturalmente ha ridato al santuario di Loreto una risonanza vastissima. È il santuario di papi, nel senso che è proprietà diretta dei papi. Il Centro Studi Lauretani ha come punto finalità la promozione di tutto ciò che sotto il profilo artistico, culturale e spirituale concerne il santuario. Questo come? Attraverso l'organizzazione di convegni, rassegne musicali. Ad esempio abbiamo ogni anno il Festival Organistico Lauretano. Abbiamo la Rassegna Internazionale di Musica Sacra, virgola Lauretana, che accoglie a Loreto cori da tutte le parti del mondo. Poi abbiamo anche attività più strettamente legate alla visita dei pellegrini, vale dire percorsi didattici per i pellegrini, per i malati, dato che a Loreto c'è una forte presenza di malati, attraverso il museo, proprio per far sì che l'arte diventi un momento di educazione, un momento anche di catechesi, di evangelizzazione. Partendo dal cuore del santuario, che è la Santa Casa, che è quella reliquia preziosissima che è la Santa Casa, vuol dire le 3 pareti, ecco, della Casa di Maria, che provengono da Nazareth, partendo da questa reliquia, ecco, fare questo cammino. E questo perché? Perché noi siamo molto consapevoli che la Santa Casa è veramente un luogo teologico, un luogo antropologico, vuol dire è un luogo attraverso il quale, ecco, possiamo lasciarci illuminare del mistero di Dio. E lasciandoci illuminare dal mistero di Dio possiamo anche illuminare il mistero dell'uomo. E questo consapevoli che, come dice la Gaudium et Spes, ecco, solo nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo. Ecco, dato che il Verbo si è incarnato proprio tra le pareti della Santa Casa, ecco, quale luogo migliore per iniziare un cammino di riflessione sul mistero di Dio e quindi sul mistero dell'uomo.
Il centro studi ha già al suo attivo tre pubblicazioni. La prima è un voluminoso studio sulla cappella tedesca di Loreto, vale a dire il santuario ha al suo interno una serie di cappelle straniere che fanno un po' da corona alla Santa Casa e emerge fortemente per la sua bellezza artistica la cappella tedesca. Sono entrato in questa associazione da giovane, a 17 anni. Ho fatto la mia prima esperienza con i pellegrini che venivano qui a Loreto. È stata un'esperienza che mi ha colpito dentro perché forse nella mia famiglia il rispetto per gli anziani, per le persone, era grande. E mio padre mi ha trasmesso questo. E quando qui ho trovato che stare vicino a queste persone, condividere la loro situazione, mi faceva felice dentro. E allora io ho detto, questa è la mia vita, questo è il mio modo di dare senso alla mia vita. Palazzo che è qui in piazza, che si chiama Palazzo Illirico, è stato ristrutturato veramente a norma anche per l'accoglienza dei malati molto grave, è stato fatto un lavoro molto buono. I primi tempi che venivamo qua addirittura i malati erano quelli molto gravi, che non si potevano alzare neanche dai letti. I lettini qui della sede di Loreto avevano delle spondine che si tiravano fuori e noi avevamo delle bretelle, agganciavamo queste bretelle e poi spostavamo addirittura il letto e lo portavamo dentro la Santa Casa per le varie funzioni o per il resto. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Io penso che le persone che vengano intanto scelgono di venire, però se anche qualcuno viene perché magari è stato consigliato, invogliato e viene magari non proprio entusiasta, io penso che poi ritrovino una serenità e questo io lo chiamo il vero miracolo dei santuari, perché i miracoli non sono le gambe che si attaccano, ma sono proprio i cuori che si mettono a posto, perché lei vede le persone che non sorridono e quando vanno via piangono. Il che vuol dire che questo miracolo è avvenuto dentro, è quello che conta. La prima volta che sono venuta, ero venuta con mio zio missionario e quando siamo entrati in Santa Casa, parlo di 50 erotti anni fa, in Santa Casa, venendo fuori dalla Santa Casa, allora si diceva ancora la messa prete per prete, non c'era le concelebrazioni perché non c'era ancora il concilio ecumenico. E mio zio mi ha detto, Maria, cosa hai chiesto alla Madonna? Perché io sono poliomielitica, avevo 11 mesi quando mi è venuta la poli, però ho sempre lavorato, non ho perso un giorno di scuola,
comunque i miei genitori mi hanno fatto tutto il possibile. E io le ho detto, zio, non ho chiesto niente, io la Madonna, come sono entrata in quella casa lì, ho sentito una gran pace nel cuore. Io sono venuta a ringraziare la Madonna perché mi ha dato una sorella che è grandissima, anche se è disabile dalla nascita. Per me è la cosa più importante della mia vita. Per cui alcuni anni fa dovevo venire, poi per vari problemi non ho potuto. Adesso quest'anno che ho potuto venire, la gioia me la dà lei. Questa mia sorella, io non chiedo niente alla Madonna, ringrazio solo. Se siamo spinti da questo servizio è perché forse dobbiamo pensare un po' di più che abbiamo delle forze fisiche che ci sono state regalate e che mettiamo al servizio degli altri e che abbiamo una grande responsabilità della nostra salute e che la dobbiamo sfruttare fino dove possiamo sfruttarla, almeno questo è il mio punto di vista e poi gli altri la pensino diversamente. Magari qualcuno vuole andare a Recanati a fare il bagno, io preferisco venire a Loreto a portare valigie. Quando veniamo qui stiamo bene, io prendo dei farmaci perché non potrei vivere senza, ma quando sono qui non ho bisogno di più niente. Io la prima volta che vengo sono andata negli altri santuari, ma la sensazione è sempre questa, una voglia anche sul pullman di pregare, dire il rosario, proprio con quella voglia che ti senti vicina a Dio, alla Madonna, lei ti vuole bene, mi sto emozionando, non lo so, è come se ti dà un abbraccio. Io quando abbraccio la mia sorella, mi scusi, quando abbraccio la mia sorella mi sembra di abbracciare Gesù. Attenzione è quella di accudirli, lavarli, dar da mangiare, ma soprattutto è quello di fargli capire che noi gli stiamo vicini. Vengono molte volte degli anziani che stanno nei ricoveri, che vivono in mezzo a tante altre persone, ma non c'è tante persone che sono disposte ad ascoltarli. Noi abbiamo, non scoperto, ma abbiamo, cerchiamo di realizzare l'ascolto. Sull'altare della Santa Casa noi leggiamo una scritta latina, Hic verbum caro factum est, cioè qui il verbo si è fatto carne, tra queste mura il verbo che ha un volto, è il volto del Figlio di Dio, c'è un nome, Gesù di Nazareth, ecco si è fatto carne, è entrato nella nostra storia. Per cui da 700 anni il pellegrino che entra nella casa di Maria ha proprio questa possibilità di incontrare il Signore Gesù. Per cui se si apre alla ricerca, se si apre all'ascolto, sicuramente approda all'incontro con il Verbo,
che ancora, ecco, si fa carne nella nostra vita, si fa presente, si fa incontrare, e incontrandolo, ecco, ci dà una prospettiva diversa, una prospettiva piena di speranza. Per cui io credo che il nostro santuario abbia proprio questo compito di ridestare continuamente nel cuore sfiduciato dell'uomo di oggi, forse dell'uomo di sempre, ecco, quella speranza che diventa il motore per andare avanti con una convinzione nuova. Al termine del viaggio, a Loreto restano indimenticabili i tanti messaggi che la Casa di Maria, santuario dell'Incarnazione, lascia ai pellegrini. La casa venuta dall'Oriente all'Occidente, che, come disse Giovanni Paolo II, non è solo reliquia, ma anche icona concreta, è segno di gente pellegrina verso il cielo. È segno di protezione per emigranti ed esuli che ovunque sulla terra invocano la Vergine Lauretana in un abbraccio di pace che unisce idealmente tutti i continenti.